Da Palazzo Lanfranchi con il sindaco di Matera Raffaello De Ruggeri per un bilancio di quella che è stata la giornata di ieri, la cerimonia inaugurale di Matera Capitale Europea della Cultura. Il suo discorso è stato uno dei momenti più intensi, più emozionanti per tutti i materani, ma non solo. Beh, ieri credo che la città abbia indossato i panni della dignità e del valore. Credo che il mondo abbia potuto comprendere che Matera non è una città qualunque, che non è una città ordinaria, che è quella città unica e universale su cui noi abbiamo costruito un lungo cammino di impegno, di passione e di amore. Matera ormai è riconosciuto come un elemento dirompente nell'ambito del confronto tra le città del mondo. E quindi ieri è stata questa trasmissione di forza, di energia e di fiducia soprattutto, perché ieri la città è stata una città sorridente, una città che è fiera di essere una città capitale europea della cultura, ha espresso questa fierezza col sorriso, con l'accoglienza, con la umiltà e con la parsimonia tipica di noi lucani. Quindi ieri è stata una giornata epocale perché abbiamo trasmesso al mondo e all'Italia il vigore del nostro vitalismo storico. Poi ci sono stati i vari momenti della giornata, ma il punto centrale è che c'è stata una partecipazione viscerale della comunità, non solo materana, ma comunitaria, territoriale, lucana e meridionale. I sindaci che erano presenti ieri alla Cava del Sole rappresentavano questo spirito meridionale di crescita, di comunione, di fiducia, di forza. E credo che questo abbia segnato ieri la giornata. Ecco, se vogliamo dare alla giornata un aggettivo, è stato un momento epocale e strategico. Perché? Perché ieri non è un traguardo. Matera ha costruito un'altra pista di lancio ieri per mettere su il missile della storia, una storia che deve costruire da oggi per il futuro. Una delle parole chiave della giornata di ieri e non solo, di tutto questo percorso di candidatura e di tutte quelle che sono state anche le celebrazioni proprio di Matera, è stata la parola il riscatto. Riscatto dei materani che sono passati da essere appunto vergogna nazionale ad essere capitale europea della cultura, e da qui è appunto un punto d'inizio, come ha detto lei, non un traguardo, un punto d'inizio che avrà delle ricadute positive non soltanto per Matera ma per tutto il territorio della Basilicata. Sì, io ieri non sono riuscito a fare il mio saluto al Presidente della Repubblica, ma io volevo proprio tracciare questo percorso di recupero di autostima, dicendo un principio e una frase che mi sta nel cuore, secondo cui la miseria umilia talmente gli uomini da farli arrossire dei propri valori e delle proprie virtù. I materani erano rossi di vergogna perché portatori di questa maledizione. Lentamente sono entrati in una confidenza con il loro territorio e hanno scoperto valori, virtù e forza. E l'hanno espressa ieri con dirompenze, oggi in piazza, gridando al mondo che noi siamo materani e vincitori di storia, perché quella di ieri è stata una grande vittoria di una umanità che si sentiva depressa e che invece è diventata protagonista di questo percorso di vincita e di esempio e di testimonianza per il Mezzogiorno e dal Mezzogiorno. Lei ha parlato anche di un popolo che ora non deve avere più paura del futuro. No, infatti il popolo materano lo si vede e lo si legge negli occhi, è un popolo non più triste, è un popolo sorridente. Sta a noi, classe dirigente, non far spegnere questo sorriso. Quali sono state le emozioni che ha provato nella giornata di ieri? Beh, le emozioni sono state profonde. Una personale, perché ho perduto Anita,
la compagna delle mie battaglie e delle mie utopie. Noi ci confrontavamo sempre con mia moglie. Quando Matera fu nominata capitale europea della cultura, dissi pubblicamente che dopo mia moglie amavo Matera e la sua perdita è inconsolabile. E ieri non vederla al mio fianco è stato terribile. E poi la emozione di aver emozionato i materani. Ecco, è stato un momento veramente forte di grande, grande, grande emozione e anche momento difficile da superare anche sotto un profilo psicologico. Importanti sono stati anche i discorsi del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del Presidente Sergio Mattarella, che hanno parlato appunto di Matera come città da cui prendere esempio per rilanciare tutto il Mezzogiorno, e il Premier Conte ha parlato anche di quelli che saranno gli investimenti infrastrutturali per rilanciare proprio la Basilicata e Matera. Sì, Conte ha tracciato un sentiero che poi abbiamo un po' messo meglio a regime in un incontro che ho avuto, anche se molto breve, quello di costruire un progetto integrato di sviluppo sulla città, perché è vero che abbiamo bisogno delle infrastrutture, ma abbiamo bisogno di ruoli, perché possiamo avere infrastrutture, ma se non abbiamo un ruolo, che oggi deve essere un ruolo vincente rispetto alla globalizzazione e soprattutto al livellamento, noi potremo arrivare a Matera in mezz'ora, ma per fare, non solo per fare il turista, ma per fare altro. Quindi l'obiettivo è quello che Matera possa esprimere un nuovo percorso di investimenti, come creando una zona economica speciale di nuova generazione, cioè un'area dove è possibile fare arrivare investimenti che godono di benefici e di agevolazioni, non solo fiscali, ma anche creditizie, anche formali procedurali, anche autorizzativi, e entrare in un discorso di politica industriale del governo nazionale e dell'Europa. Questo è stato il quadro che abbiamo così confezionato con il Presidente del Consiglio. Col Presidente della Repubblica invece lui ha fatto un discorso ancora più di prospettiva. Dobbiamo diventare i testimoni vincenti dei sud dell'Europa. E siamo rimasti d'intesa che dobbiamo anche portare nei sud dell'Europa questa testimonianza laboratoriale di come una città che era sud del sud del sud è diventata capitale europea della cultura. In chiusura, un breve messaggio per i materani di buon futuro. Beh, innanzitutto io devo dire ai materani che debbono ringraziare Teleradio M per il lavoro immane che ha compiuto, lavoro esemplare che ha compiuto di comunicazione, perché la giornata di ieri, senza la vostra presenza, non sarebbe entrata visceralmente in tutte le casse di Matera, e non solo di Matera, perché io ho ricevuto telefonate da tutto il territorio che sono stati stimolati, emozionati, infervorati dalle vostre trasmissioni. Quindi un grazie di cuore a Teleradio M, che è un'altra grande risorsa di questa città, che va esaltata e riconosciuta. E ai materani di non fermarsi, di trovare l'orgoglio dell'appartenenza che già c'è e trasformare l'orgoglio in protagonismo. Dobbiamo diventare tutti quanti genieri della costruzione del futuro, che non può essere una persona a costruire il futuro, ma è una collettività motivata, infervorata, che rompe gli indugi del quotidiano ed entra nel futuro. Ringraziamo il primo cittadino di Matera, Raffaello De Ruggeri, per la sua disponibilità, per essere stato con noi, e auguriamo a tutti da qui da Palazzo Lanfranchi un buon futuro.